entrare? Certo. Prego. Te l'ho detto, se vuoi farti ascoltare dal capo, devi dirgli chiaramente che non sei d'accordo. Ehi, ricordi come si chiamano quei due? Svensson. Buonasera, signore e signor Svensson, sono davvero felice. Salve. Salve. Buonasera. È un onore, prego. Grazie. Vai tranquillo. Mi avevano parlato del trasformato di salmone, ma ha superato davvero ogni aspettativa. Grazie. Molto gentile. Posso? Grazie. Ecco la mia zuppa di granchio per l'ultima volta. Servita in persona dalla cuoca. Tante grazie, Nike. Ha un profumino delizioso. Che peccato che lei voglia partire. Resti qui. Non sarà facile per me, ma ho tanta voglia di nuove esperienze. Magari tornerà a casa prima o poi e ci avrà ancora fra i suoi clienti. Sì, ci conto. Magari mi verrà un po' di nostalgia fra un paio d'anni. Ne saremo tutti felici. Ma per il momento auguro a lei, a Bertil, di coronare il vostro sogno a Los Angeles. Grazie tante. E grazie anche per essere stati assidui clienti in questi anni. Arrivederci. Arrivederci. Che carina. Grazie. Due zuppe al granchio per il tre, grazie. Allora, hai salutato personalmente ogni cliente? Non è affatto facile, sono così affezionata a tutti. Troveremo anche lì clienti affezionati e cadranno tutti ai nostri piedi come a Stoccolma. Ho trascorso 3 anni della mia vita in questa cucina e domani finisce tutto. E adesso devo andare anche a Eriksberg. Non ti capisco. Perché tutto questo stress alla partenza? Non poteva portare un altro i mobili a Eriksberg? Non si tratta solo dei mobili, ci sono i miei genitori. Devo aiutarli per la festa dell'anniversario. Ti diranno un'altra volta che andare a Los Angeles non è una buona idea. Sono figlia unica e l'America è lontana. E la Svezia è troppo piccola per noi. Cambieranno idea quando vedranno che il nostro locale è una bomba. Vedrai. Saranno terribilmente orgogliosi di te. Salve. Buongiorno, signora Hanson. Salve, dottor Meller. Come va? Si è già ambientato da noi? È bellissimo qui. Siete tutti così gentili da queste parti. Avrei bisogno del suo aiuto. Oggi è il compleanno di Silke, la mia segretaria, e so che va matta per i romanzi gialli. La chiamo sempre quando esce una novità. Anzi, oggi la volevo avvisare che il nuovo romanzo di Lindbergh è arrivato. No, aspetti, me lo incarti come regalo, per favore. Faccio un paio di visite a domicilio e poi ripasso qui a prenderlo. Bene. Senta, vuole lasciare qui anche i fiori? Lei è un angelo. Le preparo una confezione regalo. A dopo. Grazie, a dopo. Dottor Meller, ha già ricevuto il nostro invito, non è vero? Per il party? Sì, certo, la ringrazio, verrò volentieri. 25 anni di attività, niente male. Tra 25 anni farò anch'io una festa. A dopo. A dopo. Mi dispiace, non ho visto la macchina, ero così presa dal paesaggio. Tutto a posto, signora? Sì, mi dispiace moltissimo, io non volevo spaventarla. Ha avuto una bella fortuna. Sì. Ci conosciamo? Ho la sensazione di averla già vista da qualche parte, forse nella libreria di mia madre a Eriksberg.
No, questo lo escludo. Vivo all'estero da tanti anni. Ah. Comunque la ringrazio per non avermi investita. Di solito, se posso, evito di investire e uccidere qualcuno. Davvero, tutto a posto? Sì. Ok, io adesso devo andare. La saluto, le auguro una buona giornata. Grazie. Nick. Ciao Bertil. Sì, ci sto andando. Senti, il 14 c'è la festa, vieni anche tu, vero? Ai miei farà piacere vederti prima della nostra partenza per Los Angeles. Sì, ma certo, è naturale che sono contenti che non vado laggiù da sola. No, no, ok. Sì, sì, capiranno, certo. Sì, Bertil, va bene, ti chiamo dopo. Ciao. Senta, non si può parcheggiare lì. Niche! Mamma! Sono così contenta di vederti. Ti trovo bella. Anche tu. Ma perché non mi hai detto che avresti guidato tu questo mostro? Perché altrimenti ti saresti preoccupata. Lo porto via appena scaricato tutto. Intanto entra. Ci beviamo un buon caffè, così mi racconti che cosa hai intenzione di fare in America. D'accordo, mamma. Vado a prendere la mia borsa. Niche, ma stai sanguinando, fammi vedere. Ti porto dal medico, lo studio è qui, dietro l'angolo. No, no, mamma, non è niente, basta metterci un cerotto. Neanche a pensarci, magari servono dei punti. Chiudo subito il negozio. No, no, ci vado da sola, tranquilla. Dai, non mi guardare in quel modo, non è altro che un graffio. Ma il dottore... No, respira, su, avanti. Un bel respiro. Salve, sono Nick. Lo so, sua madre ha appena telefonato. Tranquilla, il dottor Meller la visiterà subito. Dottor Meller? Mm? Il dottor Carlson dov'è? Sì, che dobbiamo... Dottore, c'è un'emergenza. Venga, signorina. Non è un'emergenza, è un semplice graffio. Non importa, meglio dare un'occhiata. Come se l'è procurato? Con un furgone. Ah, allora le è andata bene, direi, se l'è cavata con poco. No, no, volevo dire che mi sono ferita con un ripiano che è caduto mentre aprivo il furgone. Ho sistemato male il carico. È un trasloco, allora. Va via o si trasferisce qui? Meglio la seconda ipotesi. Io sono nata qui. Ho sempre sognato di aprire un bel ristorante proprio nella mia città. Ma mi trasferisco negli Stati Uniti. Che farà laggiù? Apro un ristorante. Sono cuoca. Aprirò un locale sulla spiaggia a Los Angeles. Sono venuta qui per mettere i mobili a casa dei miei genitori. Bene. Allora le auguro buona fortuna. Grazie. Arrivederci. Mi scusi. Arrivederci. Arrivederci. Le auguro di passare delle belle giornate. Grazie. E lei si goda a settembre. È il mese più bello qui. Senz'altro. Salve, Carlotta Stone di Boston. Ho prenotato una camera qui da voi. Sì, lo so. Sono lieta di darle il benvenuto, signora. Le abbiamo riservato la stanza numero 12. Sa dirmi quanti giorni intende restare?
No, ancora non lo so. Ok, le presento io, Anna, l'accompagnerà lei. Le auguro un piacevole soggiorno qui da noi. Grazie. Da questa parte. È il più completo sulla cucina vegetariana. Di là ho un paio di libri di cucina giapponese. Venga con me. Bene. Ecco, qui ci sono tutti i libri di cucina giapponese e orientale. Guardi pure con calma. Nick, tesoro mio, che cosa hai fatto? Hai preso a testate il muro? Ti aspettavi qualcosa di diverso? La mia piccola. È bello vederti, papà. Senti, volevo chiederti della festa. Avete già deciso cosa fare? Non è il mio campo. Vorrei solo qualcosa di buono da mangiare. Stasera cucino io. Dimmi che cosa vuoi che ti prepari. Allora, tesoro, ti fa male? Ah, no, mamma. E il dottore mi ha assicurato che non mi resterà neanche una cicatrice piccola piccola. Fantastico. Allora, adesso vado al mercato. A più tardi. A più tardi. Sembrava ieri il suo primo giorno di scuola e adesso se ne va in giro per il mondo. Sento già la sua mancanza. Il suo ristorante avrà successo. Non lo so, ma perché deve aprirlo a Los Angeles? Oh. Potrebbe farmi vedere quello. Naturalmente, signora. Ecco lei. Grazie. Arrivederci. Salve, signora. Salve. Salve. Dottor Meller, che disastro. A proposito, l'aiuto io. Scusi. Ma guarda un po', va matto per il cibo in scatola, eh? Dopo 6 anni di mense ed ospedali si diventa poco esigenti. E poi questo cibo non è niente male. Sì, non mi guardi così. Sarei diventato un suo cliente. Ma lei ha detto che vuole aprire un ristorante a Los Angeles. Non bisogna fare il cuoco o avere l'hobby della cucina per mangiare degli alimenti genuini. Sì, lo dico sempre ai miei pazienti. Allora perché non prova a dare retta al dottore anche lei? Quanta roba ha comprato, è incredibile. A me basterebbe almeno per 3 mesi. Stasera cucino dei piatti per i miei genitori per proporli alla loro festa. Pensavo a un soufflé di verdure con olive, polpettine di agnello con salsa di mirtilli rossi, filetto di salmone e poi... Ma è fantastico! Forse non ci crederà, ma so cosa significhi mangiar bene. Per caso da lezioni di cucina? No, non svelo i miei segreti. Forse potrei imparare qualcosa lo stesso. Con tutta questa roba avrà bisogno di un aiuto cuoco, no? Oggi pomeriggio sono libero, potrei aiutarla. Ma si tratterebbe solo di tagliare carote, tritare cipolle. Sì, tritare cipolle. È il mio passatempo preferito. D'accordo, allora è assunto. A tra poco. Ciao. Mats, porto i libri alla scuola materna. Hai già preso appuntamento con Svensson per dare un'occhiata al posto? Domani mattina alle 9. Va bene, speriamo che quei locali siano adatti. Staremo a vedere o troveremo qualcos'altro. Ancora non riesco a crederci. Dobbiamo andarcene da qui dopo 25 anni. Vogliono vendere l'immobile. E chissà che intenzioni ha il nuovo proprietario. Ma non ti preoccupare, troveremo presto un nuovo negozio. Ora la cosa più importante è che Nick non venga a sapere della nostra situazione. Non voglio che si preoccupi. Si risolverà tutto. Si risolverà tutto. Sì. Ciao. Ciao. Andare a prendere una cosa. Va bene. Meno male che non si è specializzato in chirurgia estetica. Perché dice così? Si prende un coltello e una carota. Bene. Non sapevo che ci tenesse così tanto all'estetica. Ma sono bravissimo con i cerotti e le bende. E con i punti me la cavo alla grande.
In tal caso ne approfitterò per gli involtini. Può chiamarmi quando vuole, ma temo di non poter venire a Los Angeles per aiutarla. Cos'altro posso fare senza combinare troppi danni? Un momento. Perché va a Los Angeles? Qui non è abbastanza eccitante? Ma certo, è bello. Però? Riempire. Però... Los Angeles è una grande opportunità. Noi vogliamo farlo. Ha detto noi? Io e il mio ragazzo Bertil. Lui è proprietario del Bergstrom a Zonwegen. Sogna già da anni di andare in America. Come ho già detto, è una grande opportunità. Insomma, quel locale è proprio sulla spiaggia. Abbiamo la possibilità di fare qualcosa di fantastico, di unico. Ci abbiamo messo tutti i nostri risparmi per ristrutturarlo. È un'avventura. Non so, per me sarebbe troppo lontano. È quello che dicono i miei genitori. Cosa le mancherà di questo posto? Non credo che avrò tempo per pensare. Non mi mancherà niente. A lei manca Stoccolma? Per la verità, meno di quanto credessi. È strano. Sono arrivato da appena 3 mesi e mi sento come se fossi sempre stato qui. Non so da cosa dipende. Forse dal fatto che questo è un posto fantastico. È mai stata a pescare la mattina, prima dell'alba? Certo! Prima andavo sempre a pescare con mio padre, mi piaceva da matti. Se hai tempo. Cioè, se lei ha... Il tu va bene. Ok. Una volta vieni a pescare con me, ci vado tutte le mattine. Tra poco arrivano i miei genitori, dobbiamo sbrigarci. Adesso me ne vado. Grazie per il bel pomeriggio. Ho imparato tante cose. Non crederai che ti abbia fatto lavorare qui per ore per lasciarti mangiare a casa le tue orride scatolette. Grazie, ma i tuoi genitori vorranno averti tutta per te. Niente affatto. Saranno contenti se resti con noi. Sei contenta anche tu? Eccoci qui. Ciao. Salve. Ciao. Che profumo delizioso. Come sei riuscita a cucinare così in fretta? Il dottore che sostituisce... insomma, il dottor Meller si è offerto gentilmente di aiutarmi e io l'ho invitato a restare. Ma certo, benvenuto a casa nostra. Grazie. Bene, allora porto in tavola il primo piatto. Intanto sedetevi. Come sta? Signora? Matt Sanson. Pronto? Patrick Meller, piacere. Scusa, ma adesso non posso, siamo a tavola. Sì, ti richiamo più tardi. Sì, certo, ciao. Tanti saluti da Bertie. Grazie. È una cuoca meravigliosa, ne sarà entusiasta. Lo so già. Lei ne sarà molto orgogliosa. Non immagina quanto. Prendiamo posto. Grazie. Grazie ancora per la cena. È stata una serata stupenda. Mi fa piacere. Sono contenta che ti sia piaciuto tutto. Non so proprio come ricambiare. E al massimo posso offrirti un'appendicectomia. Oh, grazie. Ho tolto l'appendice molti anni fa. Allora domani mattina vieni a pesca? Purtroppo no. Devo fare ancora molte cose per la festa. Va bene. Allora, buonanotte. È stato bello conoscerti. Anche per me.
Penso sempre a paesi lontani quando vedo volare le oche. Ah, salve! Noi ci conosciamo. Sì, ci siamo incontrate giù dal traghetto. Sì, lei è stata così brava da non investirmi. Infatti, è qui in vacanza oppure... Sì, diciamo qualcosa del genere. È così bello qui. Questi spazi e la luce. Non ho mai visto niente di più bello. Sono contenta che le piaccia tanto. Adesso devo andare. Buona giornata. Grazie. Arrivederci. Che cosa succede? Venga, venga. Ma che cos'ha? Non lo so. Forse è la pressione che fa brutti scherzi. Avrei dovuto fare colazione. Riesce a camminare? La porto dal dottor Meller. Non mi serve un dottore. Resto un po' qui seduta, mi passerà presto. Se non vuole andare dal dottore, almeno venga a casa mia, così potrà fare colazione. Abito qui vicino. Andiamo, sono solo due passi. Coraggio, venga. È una ragazza testarda, non è vero? Sì? Non lo so, speriamo. Dipende tutto da quello che chiede. Non voglio farmi prendere per il culo. Beh. Ciao! Ero andata a fare jogging. La signora stava per svenire e ho pensato che... Carlotta! Carlotta, che cosa ci fai qui? Allora eri proprio tu ieri al cimitero. Perché non ci hai avvertito che venivi? Scusate, vi avrei chiamato nei prossimi giorni. Non volevo piombare così all'improvviso, ma Nick ha tanto insistito. Un momento. Come fa a sapere come mi chiamo? Insomma, come vi conoscete? Nick, la signora è mia sorella Carlotta. Vive negli Stati Uniti. Ah, lei è la famosa scenografa? Perché non mi hai detto niente? Vuoi dire che vi siete incontrate per caso? Sì, ve l'ho appena detto. Stavo facendo jogging, le è venuto un capogiro e non ho voluto lasciarla da sola. Mi ha praticamente costretta a seguirla. Mi dispiace, Elizabeth. Sono contenta di rivederti. Sei sempre brava a fare le sorprese, Carlotta. Se per voi va bene... Mi cambio subito e porto la zia Carlotta da Patrick. Così le prescriverà qualcosa contro le vertigini. Non voglio andare dal dottore, te l'ho già detto. Sì, e non ho obiettato nulla perché eri un'estranea. Ma visto che sei la sorella della mamma, non hai più possibilità di opporti, d'accordo? Senti, papà, dopo passiamo in libreria. Insomma, bisogna festeggiare questo incontro. Manchi da così tanto tempo. Quasi 25 anni. Un'eternità, non credi? Salve. Salve. La signora è mia zia, Carlotta Stone. Ha avuto un giramento di testa e ho pensato che... Sì, certo. Accomodatevi pure in sala d'aspetto. Una la sera e una la mattina. E se tra due giorni non migliora, torni da me. Va bene, la ringrazio, dottore. Arrivederci. Buona giornata. Grazie. Ciao. Ciao. Tutto a posto? Sì, sì. Però mia zia non sta tanto bene. Ha avuto un capogiro. Oh, è solo la pressione. Si accomodi. A tra poco. Sveglia, che fai? Siamo arrivati. Dopo 25 anni, Carlotta all'improvviso torna qui da noi. Che cosa vorrà? Tu che ne pensi? Avrà un lavoro in Svezia, forse all'Opera di Stoccolma. E avrà pensato di fare una visita. Mi sembra normale, no? Lo so, non dovrei dirlo, ma vorrei che non fosse venuta. Ora sono terrorizzata. No, sarà soltanto una visita di cortesia. Tu sei sua sorella. Dai, devi andare ad aprire. E tu? Mi vedo con Svensson per quei locali, te l'avevo detto, no? Ah, scusami tanto, me l'ero dimenticata. Bene, e adesso pensa a qualcosa di bello, capito? Dobbiamo goderci questi pochi giorni con Nick. Niente e nessuno ce li deve rovinare. Dove vive esattamente negli Stati Uniti? A Boston. 95-60. Non mi meraviglio che le giri la testa. Berrò qualche tazza di caffè in più. Ha già avuto questi giramenti di testa? Fin da bambina. Non è grave.
Mi ci sono abituata. Dovrebbe fare l'elettrocardiogramma e le analisi del sangue. Grazie, non è necessario, sto bene. Sì, niente ma... Sono sana e me ne voglio andare. Come vuole. Le do qualcosa per la pressione. E... se le girasse la testa... Allora tornerò da lei. Non sapevo che Nike avesse parenti negli Stati Uniti. Vede, negli ultimi anni non ho avuto contatti con la mia famiglia. Ci siamo persi un po' di vista. Sarà contenta di avere qualcuno di famiglia laggiù. L'ha già invitata all'inaugurazione del suo ristorante a Los Angeles. Un ristorante a Los Angeles? Nike va in America. Almeno così mi ha detto lei, sì. Ehi, John! Ciao, Nike! Ehi, come stai? Bene, come stanno moglie e figli? Bene, i tuoi genitori? Bene anche loro. Eccoci qui, ti riporto tua zia. Allora? Tutto a posto, è solo la pressione bassa. Grazie, dottor Mello. Non c'è di che. Buon soggiorno a Eriksberg. Ci vediamo, Nike. Per lei, dottore. Grazie. Parlami di te. Prima dimmi cosa c'è tra te e quel bel dottore. Non c'è niente fra noi. Lo conosco appena. So solamente che da 3 mesi è il nuovo dottore. Ma è evidente che è innamorato di te. Cosa? Salta agli occhi. No! Ma come ti viene in mente? Ecco qui, Maya. Buona lettura. Grazie, a presto. Ciao. Ciao. Allora, che ti ha detto il dottor Mello? Ho solo la pressione bassa, niente di grave. Vuoi che ti aiuti a prendere le tue cose in albergo? Perché dovrei portarle via? Beh, perché adesso vieni da noi. Sì, naturalmente vieni da noi. Stavo per dirtelo anch'io. Non credo sia una buona idea. Non provarci neanche. Devo andare a fare un paio di commissioni per la festa. Ci sarai, vero? Alla festa del 14. No. Non pensavo di rimanere così tanto. Carlotta, ora sei finalmente qui e devi festeggiare con tutti noi. Bene, a più tardi. È una ragazza testarda. Ha preso da te? Probabilmente. Come tante altre cose, d'altronde. Elizabeth, non devi avere paura. Carlotta, sono contenta di vederti, davvero. Sono contenta anch'io. Ma eravamo d'accordo che Nike non avrebbe mai e poi mai... So quali erano i nostri patti. Volevo vederla una sola volta. Farò sapere quanti panini mi serviranno con esattezza. Basta che me lo dici con un paio di giorni d'anticipo. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Papà! Oh, ciao, Nike, piccola mia. Allora, tutto a posto con Carlotta? Sì, e tu? Bene. Sei stato in banca? Mm-hmm. Avete problemi di soldi? Cosa? Come ti viene in mente? No, va tutto bene. Sai che cosa mi piace di te? Che non sai dire bugie. Perciò dimmi cosa ti preoccupa. Non ti riguarda, cara. Guarda che chiedo in banca. C'è il segreto professionale. Hai dimenticato che il consulente finanziario veniva a scuola con me e io gli facevo sempre copiare i compiti. Io... non insistere. È una cosa nostra. È una cosa vostra. Quello che riguarda voi due deve riguardare anche me, papà. Il padrone dell'immobile ha dei problemi.
Per questo vuole vendere anche il nostro negozio, cose che succedono. Quindi ora dobbiamo cercarne uno nuovo. E che cosa ci facevi in banca? Ho appena visto un negozio che sembrava perfetto, ma i locali invece sono troppo piccoli e poco luminosi. E così ho pensato, insomma, che potevo chiedere in banca per farmi dare un prestito e comprare noi il negozio. Sì, e allora? Gli interessi ci porterebbero alla rovina. No, è molto meglio continuare a cercarne uno in affitto. Troveremo senz'altro qualcosa che andrà bene. Sì, vedrai che lo troverete. Insomma, non dovrebbe essere difficile. Ho già visto qualche negozio che affittano. Finora non ho trovato niente di adatto. Ma non ti devi preoccupare. Bisogna solo avere pazienza. E adesso, tesoro, parliamo di qualcos'altro, eh? Quando pensate di... Dopo più di 25 anni dovete lasciare il negozio che per voi è una seconda casa. È proprio per questo che non volevamo parlartene, tesoro. Tu devi andare in America senza pensieri. Provvederemo noi a sistemare questa faccenda. E ti prego, non far capire a Elizabeth che ti ho raccontato tutto, d'accordo? Dovrei mentire alla mamma. Devi solo aiutarla ad organizzare la festa dei 25 anni e trascorrere questi giorni con lei nel modo più sereno. D'accordo. Bene. Alla lista delle visite a domicilio, dottore. Sì, sì, grazie, eccola. Comincio dai Lillenberg. Ho saputo che la nostra concittadina Carlotta Stone ha avuto una carriera a dir poco favolosa negli Stati Uniti. Un paio di anni fa ho letto un articolo su di lei riguardo a una sua scenografia di Romeo e Giulietta. Forse ha addirittura vinto un premio e ha lavorato spesso anche qui in Svezia. Sì, insomma, è una vera star nel suo campo. E mia madre mi ha detto che quando è partita nessuno pensava che avrebbe avuto tanto successo. Anzi, credevano che sarebbe tornata a casa sconsolata. Sì, e allora? Nessuno sa per quale motivo se ne sia andata. Forse per un certo famoso scenografo americano che era stato suo insegnante, ma nessuno lo sa di preciso. Una donna di classe ha ancora un aspetto favoloso. Insomma, è una vera gloria per la nostra città. Silke. Mm-hmm. Buona serata. Già, grazie. Ecco, questa è la stanza degli ospiti. La mia cameretta di un tempo, ricordi? Sì. Mi rifugiavo sempre nel tuo letto quando c'era il temporale. I tuoni mi fanno ancora paura. Sì, tremavi come una foglia, ma poi ti stringevi forte a me e ti addormentavi. La mia sorella grande è così forte. Fa come se fossi a casa tua. Adesso devo tornare in negozio. Elizabeth. Sì? È diventata una ragazza meravigliosa. Sì, lo è davvero. E siamo una famiglia molto felice. La ringrazio tanto per essere venuto così in fretta. Era mio dovere, Anna. E mi chiami pure se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Salve. Per caso sei venuto a comprare un pollo? Ciao. Hai già avuto il morbillo? Da 7 anni, perché? Perché i miei figli sono tutti malati. Ma i miei polli stanno benissimo. Oh. Poverini. Senti, Anna, puoi darmi 5 polli per la festa del 14? Nessun problema. Te li preparo per il giorno prima. Perfetto. Devo andare a casa. Arrivederci. Auguri per i bambini. Ti ringrazio. Ci vediamo il 13. Devo fare pipì. Ecco un aspetto positivo della vita di campagna. Ci si incontra spesso. Potrebbe succedere di peggio. Ah, peccato, sei venuta in macchina. Ti avrei accompagnata io. Già. Perché non lasciamo le macchine e mi porti a vedere i dintorni? Sì, perché no? Andiamo. Carlotta Stone. Ciao, Sam. Sì, sì, sto bene. Sono dalla mia famiglia, sì. No, non so ancora quando tornerò. Sam, adesso non posso parlare, mi dispiace. Io...
prima dicevo sempre che questo era il posto più bello del mondo. E adesso? Hai cambiato idea? Non è più così bello? Ma certo. È davvero un incanto. Non so se dipende da questo luogo o da te. Beh, forse è un posto troppo romantico. Adesso tocca a me. Ti mostro un posto che ho scoperto io. Domattina all'alba alle 5? Ecco, non mi sembra una buona idea. Hai forse paura che io conosca un luogo ancora più bello di questo? È così? Sì, probabilmente. Ho una gran confusione in testa. Non me lo sarei mai immaginato. Millie! Ciao, Patrick. Volevo sapere come stai, cosa combini. Io, ecco, niente. Sto davanti alla mia casa e guardo l'acqua. Una meraviglia. Mi auguro che tu non stia diventando un pigrone. Non ti si addice. Sai che faccio? Vengo da te così vedo il tuo nuovo mondo. Qui ci sono solo boschi e acqua. L'unica cosa veramente bella è l'alba. Eccitante davvero, ma non certo per me. Beh, senti, adesso ho da fare, ti devo lasciare. Ti chiamo quanto prima. Buona serata, Millie. Ciao. Salutami Tom e Millie. Spero che ti piaccia, zia. La tua opinione come americana è molto importante per me. Andare a Los Angeles mi mette agitazione. Devi stare tranquilla. Gli americani sanno apprezzare coloro che fanno bene il loro lavoro. Ti posso aiutare? Sì. Hai di nuovo un capogiro? Siediti. Ti verso dell'altro caffè. Ciao a tutti, tesoro. Buongiorno, caffè anche per volentieri. Voi. Cos'è questo buon profumino? Che cosa combini? Non vedo l'ora di assaggiare quello che ha cucinato. Mi hai scritto tante di quelle volte delle sue doti culinarie. Credi che non sia obiettiva nei confronti di mia figlia? Grazie. Non riesco proprio a immaginare da chi abbia potuto ereditare il suo talento in cucina. Io non sono una cattiva cuoca. E nostra madre una volta ha persino vinto una gara di dolci. Sì, ma io per esempio sono sempre stata un disastro ai fornelli. Non so neanche cuocere un uovo. Sì, questo lo so, ma qui non stiamo parlando di te. Scusate, ma devo uscire. Ho dimenticato una cosa. Ma che le succede? Niente, avrà un appuntamento. Non si fida di me. E dovrebbe fidarsi? Mamma, aspetta! Un attimo, mi dici che cosa ti prende? Non ho niente. Sono solo un po' nervosa. C'è qualcosa tra te e Carlotta? No, naturalmente no. Figurati, noi due non ci vediamo da secoli. È cambiata così tanto. Mi dispiace, ma è come un'estranea per me. Hai paura che anch'io non ritorni? No, tu non lo faresti mai. Tu verrai a trovarci e poi ci telefoneremo almeno ogni due giorni, te lo giuro. Voglio soltanto che tu sia felice. Lo so. Pensi davvero che Bertil sia l'uomo giusto? Mamma, sì, certo. Altrimenti non partirei con lui. È adorabile, questo lo so. Ma vedi, io mi sembri tanto felice qui. Ho la sensazione che tu non... Mamma, dai, rientriamo. Bambina... Che cosa farete se per caso non doveste realizzare il vostro sogno? Deve funzionare.
ci abbiamo investito tanto tempo e soldi. E poi siamo bravi. Vedrai, andrà bene. Ce la faremo. E io sarò felice. Ok. Lo dicevi sempre anche da bambina. Questa sensazione, questa leggerezza, il vento in faccia, è fantastico. Hai la stessa sensazione quando pensi a Los Angeles, vero? Mi conosci bene. Papà, io desidererei tanto darvi una mano. Potrei restare un po' qui e così aiutarvi nella ricerca. Non se ne parla neanche, tu vai a Los Angeles. Mi aiuterà tua madre a cercare il locale più adatto per il nostro negozio. Non dovrebbe essere difficile. Perché prima non fate un bel viaggetto? Venite da me e poi andate a trovare Carlotta a Boston. Sì, è un'idea. Sono sicura che Carlotta conosce tanta gente di successo. A tua madre non interessano le persone famose, a meno che non scrivano libri. Già. Comincio a rinfrescare, entro in casa, vieni anche tu? Subito, però mi dai ancora una spinta. Sì, sì, fammi volare, papà. Avevo bisogno di un po' d'aria fresca. Bevi un bicchiere di vino con me? Oppure pensi che in casa non abbia un vino adatto ad una cuoca di grido come te? Va bene. A dire il vero, in questo momento potrei bere anche dell'acqua vita da due soldi. Va così male? Dai, entra, accomodati. Fanno bene. Un altro bicchiere. Aspetta, ti aiuto io. Grazie. Che dici? Può andare? Sì, è molto buono. Allora, mi racconti che è successo? È che... all'improvviso è diventato tutto così complicato. Ho saputo che i miei genitori hanno dei problemi con il negozio, però non vogliono nel modo più assoluto che io li aiuti. Ma io sono un po' in pensiero. Non lo so, forse è perché sto per partire. Magari vogliono semplicemente che tu abbia la mente libera per i tuoi progetti. Sì, magari. Ma è una cosa strana. È come se mentissimo tutti. I miei dicono che bisogna sempre dire la verità. Se posso fare qualcosa per aiutarti, dimmelo. Potresti farmi un'iniezione che mi faccia dormire per un paio di giorni. Così almeno quando mi sveglio troverai tutto di nuovo in ordine. Già. O potremmo andare molto lontano, dove non ti conosce nessuno. Dove? Su un'isola deserta? Mangeremmo i frutti della giungla e berremo l'acqua pura di sorgente. Nessuno disturberebbe la nostra felicità. Sarebbe bello. Però
Mia madre dice anche sempre che non serve a niente tentare di sfuggire alle proprie responsabilità. Senti, che ne pensi? Non trovi strano questo improvviso arrivo di mia sorella? Carlotta è cresciuta qui, proprio come te. Mi chiedo ancora se abbiamo fatto bene a non raccontare mai la verità alla nostra amica. Ma certo che abbiamo fatto bene. Qualsiasi altra cosa l'avrebbe confusa. Eravamo tutti d'accordo, anche Carlotta. Se lo viene a sapere ora, la perdiamo. Nike è nostra figlia. Noi l'amiamo e lei ci ama, perciò non la perderemo mai. Sei proprio sicura? Non vuoi che ti accompagni a casa? Dai, non insistere. Conosco la strada. Allora, buonanotte. Grazie per la bella serata. E per il vino. E grazie di tutto, davvero. Torna quando vuoi. Buonanotte, Patrick. A fra poco. Vieni a pescare, no? Non è una buona idea. E adesso è molto meglio che io torni a casa e... Abbiamo fatto davvero una bella pesca, eh? Io ho fatto una bella pesca, per la precisione. Sì, è vero, l'hai preso tu. Vieni stasera da me per una grigliata? D'accordo, va bene. Dillo che ti sei divertita. Ma certo che mi sono divertita, che domande. A dire la verità, era da tanto che non stavo così bene. Proviamo. Vallo a vedere. Sì, non è in centro, ma potrebbe andare bene lo stesso. Allora? Buongiorno. Ciao, buongiorno. Non ci posso credere. Ma sei uscita all'alba, tesoro? È la mia vecchia canna da pesca. Sì. Ridammela subito. Tieni, eccola. Sono andata a pescare con Patrick. È stato divertente. Voleva mostrarmi un posto segreto che conoscevo da sempre. E non hai preso niente? E invece ho pescato un pesce grande, grande, come una balena. Stasera lo facciamo alla griglia. Oh, è davvero un peccato. Pensavo che stasera avremmo cenato insieme e parlato della festa.
Mamma, perché non risparmiate quei soldi? Vi fate un bel viaggio, tutti e due. E cosa diciamo ai nostri clienti? Ormai se l'aspettano tutti. Perché far finta di nulla davanti a tutta quella gente? È inutile fare polemiche. Perché invece non cerchiamo insieme un nuovo negozio? Posso rimandare il progetto di Los Angeles? Non se ne parla neanche, mia cara. La cosa non ti riguarda. Troveremo di sicuro qualcosa di adatto. Bene, e adesso vediamo di organizzare una bella festa come si deve, d'accordo? Bene. Se è questo quello che vuoi. Mm-hmm. Però mi devi promettere una cosa. Voglio sapere se avete problemi. E niente più segreti con me. Questa la prendo io. Le sue pupille sono a posto. Ha questi dolori da molto tempo? Dovrebbe fare un attack. Non voglio fare l'attack. Soffre di claustrofobia? Mi prescriva solo qualcosa di molto forte. Non è il caso. Prima dobbiamo scoprire l'origine dei dolori. Ho un'altra idea. Chiamo un collega, un neurologo. Dottor Meller, le prometto che quando tornerò a Boston mi farò fare un controllo, ma adesso mi prescriva delle pillole più forti o vado da un altro dottore a Stoccolma. Gliene do solo 3. Una al giorno. Ma se non lo aiutano deve fare un attack. Sono stato chiaro? Nick, sono venuta a prendere le gocce per la pressione dal dottore. Sei uscita presto stamattina. Andiamo a fare colazione? Sì, certo. Senti, mi racconti di Sam, di tuo marito? Ah, il mio caro Sam. È un pittore fantastico. Lo so. Ieri ho cercato su internet. Mi piace molto quello che fa. Sì. Perché non l'hai portato qui? Aveva troppi impegni. E vi siete sposati soltanto 2 anni fa? Sì. Ancora non riesco a credere che un uomo mi abbia promesso ufficialmente di restare sempre con me. Con me finché morte non ci separi. Pronto? Ciao, sono io. Stavo per chiamarti, qui ho quasi finito tutto. È arrivato il momento di partire. Come va da te? Ecco, io sto bene, ma ci sono dei problemi. I miei devono lasciare il negozio. Cosa? Vendono il negozio e devono trovarne un altro. E non è affatto semplice. Per questo pensavo che forse sarebbe meglio se restassi ancora un po' qui con loro. Che cosa vuoi dire, Nika? Noi partiamo il 16. Ma i miei hanno bisogno di me. Non appena trovano un nuovo negozio. I tuoi genitori sono adulti, ce la faranno da soli. Ho bisogno di te a Los Angeles. Se non puoi mollarmi così. Ti telefono, ok? Ci penso ancora un po' su e poi ti chiamo. Sì, fallo. Io non ti capisco, Nick. Non mi capisco nemmeno io. Ciao! Ehi, non avevi detto che facevamo la grigliata? Ti stavo aspettando. Ciao. Ma il barbecue è ancora freddo? Sì, io ho avuto da fare, ma ora cominciamo. Nessuno accende il barbecue come me. Vuoi un bicchiere di vino? Sì, volentieri. Hai già preparato il pesce? Ok, allora tu pensi al fuoco e io mi occupo del pesce. Perfetto. Aspetta. Perfetto.
Vieni, la cena è in tavola. Vado a chiamare Carlotta. Trovato niente? In un vicoletto all'angolo del porto c'è qualcosa. E poi in una piazza. Domani mattina presto telefono. Che peccato che non ci siamo conosciuti prima. Chissà, forse avrei avuto una chance contro Los Angeles. Ancora non capisco perché vuoi aprire un ristorante proprio laggiù. Che c'è di strano? È molto eccitante. È per Bertil, vero? Sì. È dai tempi della scuola alberghiera che sogno di aprire un ristorante negli Stati Uniti. E tu cosa sogni? Voglio costruire qualcosa di meraviglioso e... Puoi farlo qui, non devi andare per forza negli Stati Uniti. È un anno che progettiamo il nostro locale. Abbiamo risparmiato fino all'ultimo centesimo. Non può essere tutto sbagliato all'improvviso. Io ti conosco solo da un paio di giorni. Ho altri progetti. Ma lo ami? Ma che cosa vuoi sentirmi dire? Che non voglio più andare a Los Angeles, che preferirei restare con te. Il volo è prenotato. Abbiamo pianificato ogni minimo dettaglio. È il suo sogno che state realizzando, il suo. Che cosa dovrei dirgli adesso? Che mi dispiace che non se ne fa più niente perché non so più che cosa voglio. Perché ho conosciuto un uomo che mi ha sconvolto, che mi fa battere il cuore. Patrick, non posso mollarlo in questo modo. Anche Bertil ha rinunciato a tutto per costruire questa cosa insieme a me. Ma tu? Tu vuoi andare a Los Angeles? Ciao, Patrick. Ti ho trovato, ce l'ho fatta. Sei contento? Millie, cosa fai qui? Adoro fare sorprese. Dammi un bacio. Ciao, sono Millie, un'amica di Patrick. Nick, è un piacere conoscerla. Beh, io devo andare. Ma non abbiamo ancora mangiato. Sono sicura che avete tante cose da dirvi. È stato un piacere conoscerla. Non volevo disturbarvi. No, non disturbo affatto. In ogni caso stavo per andare via. Davvero. Aspetta. Nick, non fare così, aspetta, ti prego. Devi togliere il pesce dal fuoco. Altrimenti si secca troppo. Carlotta, la cena è pronta. Non ho appetito. Nick non mangia con noi. Possiamo approfittare per parlare. Insomma, non mi hai ancora detto quando vuoi ripartire. Riparto domani. Domani? Pensavo che restassi fino alla festa. Credo sia meglio per tutti. Senti, se ti trovassi nella mia situazione, ti comporteresti in modo diverso? Non so cosa dirti, comunque non ha senso discuterne. L'avete cresciuta bene, è diventata una donna in gamba, e non so se sarebbe stato così, se la sua vita fosse andata in altro modo. Siete stati meravigliosi. Non avremmo potuto amarle di più. A volte penso a come mi sarei sentita a tenere mia figlia con me. Insomma, come sarebbe stato crescere Nike. Però lei ha vissuto con noi. Sì, è vero, ma non dimenticare che è pur sempre mia figlia, anche se l'ho persa. Tu non l'hai persa, Carlotta. Tu non l'hai voluta. La tua carriera era più importante di lei. Certo, tu l'hai messa al mondo, è vero. Ma Nike è la mia bambina. È così? Santo cielo, Nick. È la verità. Io sono la figlia di Carlotta. Tesoro, posso spiegarti tutto.
All'epoca noi due abbiamo riflettuto molto e siamo state d'accordo che fosse meglio non dirti mai nulla. Nascondermi la verità? Mentirmi per 25 anni è stata davvero la scelta più giusta da fare? E tu? Tu? Mi hai fatto nascere e poi mi hai data via. Ma che razza di persona sei? Non ci posso credere. Nicky, aspetta! Lasciami stare! Adesso non posso. Nicky, un attimo solo. Mi dispiace, io non volevo. Lascia perdere! Lasciatemi tutti in pace! Davvero fantastico. Ho fatto tutta questa strada da Stoccolma qui e il pesce cotto sulla griglia era più loquace di te. Testa alta, Patrick, vedrai che la tua Nicky non ti scapperà. Mi dispiace, Millie. Sono davvero contento che tu sia venuta. Ma il momento non era il più adatto, è evidente. Vuoi dirmi che cosa c'è esattamente tra te e quella ragazza? Non molto, temo. Ha un fidanzato e andrà con lui in America. Ok. Sembra complicato. Ma tu l'ami? Da quanto tempo la conosci? Sì, la amo. Ci conosciamo solo da un paio di giorni. Lo so, sembra pazzesco, ma è venuta nel mio studio e... E da quel momento non penso che a lei. Sono diventato proprio scemo. Buongiorno, amore mio. Quanto tempo ho dormito? È tornata? Alle 5 sei crollata, tesoro. Non c'è da stupirsi, eri sfinita. Adesso bevi il tuo tè. Grazie. E poi discutiamo sul da farsi. Buongiorno. Volevo solo salutarvi. Il mio taxi sta arrivando. Non cambi mai, eh? Vieni qui, distruggi tutto e poi tagli la corda. Devi aspettare che Nicky ritorni, Carlotta. Le devi spiegare perché quando è nata non l'hai voluta. Che cosa dovrei dirle? Che sua madre è un egoista. Carlotta! Chiamo il dottor Meller. Carlotta! Rispondimi! Prema forte. Posso farle tutte le iniezioni che vuole, ma se non si conoscono le origini del suo male, nessuno potrà aiutarla. Può diventare pericoloso. La prossima volta potrebbe cadere mentre attraversa la strada, o potrebbe cadere dalle scale. Starò molto attenta. Lei non vuole fare dei controlli, vero? Perché ha paura che sia qualcosa di serio. Sì. I dolori potrebbero avere molte cause, anche la più innocua. Le posso fare una domanda personale? Perché... Perché scappo? Scappo sempre quando c'è un problema. Le ho scritto un appunto. La clinica universitaria di Stoccolma. Ho già spiegato il caso al professor Anderson. È uno specialista in neurologia famoso in tutto il mondo. Mi creda. È peggio vivere con la paura che sapere la verità. Grazie. Arrivederci. Le auguro di guarire. E chiami il professore. Anch'io vorrei darle un consiglio. Non la lasci andare via. Cosa vuole dire? Sa bene cosa intendo. Allora, che cos'ha Carlotta? Mi devo preoccupare? Non lo so, mi dispiace. Temo che voglia ripartire per l'America senza fare esami. Atteggiamento tipico di mia sorella. Dovunque vada lascia sempre un segno nero dietro di lei.
Non sa assumersi le responsabilità. Io non l'ho convinta. Forse se lei riuscisse a parlarle con calma... No, non servirebbe a niente. Ha addirittura abbandonato una figlia. Se n'è andata perché per lei c'erano cose più importanti della sua bambina. Quale bambina? Carlotta è la madre naturale di Nike. Nike l'ha saputo solo ieri. Non ne sapeva niente. Avevamo deciso che era più opportuno che Nike non sapesse. Volevamo risparmiarle il dolore di essere stata abbandonata. E così le avete sempre mentito. Non so che cosa fare adesso. Se n'è andata in lacrime e ho tanta paura che parta per Los Angeles senza aver prima parlato con noi. La trovo io. Ciao. Ciao. Allora vuoi dirmi che cosa ti prende? Ieri mi hai detto che volevi restare a Eriksberg per i tuoi genitori. Non ne parliamo più, in fondo era una sciocchezza. E in quanto alla festa? Non volevi restare per... I miei genitori possono cavarsela da soli. Se potessi partirei oggi stesso. Ma sei impazzita. Si può sapere che cos'hai? Mi sembri così confusa. Non avrebbe senso partire oggi, andremo via i 16 come programmato. Sì. Sì, che sono Patrick. Devo andare a Stoccolma. Gli sdica tutti gli appuntamenti di domani, d'accordo? Grazie. Nika, come stai? Ora non ho tempo. Mi devo preparare per la partenza. Sei proprio decisa ad andartene. È un brutto momento. È tutto più complicato, però i tuoi problemi non si risolveranno da soli se scappi a Los Angeles. Credimi, non servirà. No, servirà a me. Un nuovo paese, nuova gente, dimenticherò tutte queste bugie. Quindi vuoi buttare tutto all'aria, eh? Non funziona così. Non è così che va la vita. Ma che ne sai tu della mia vita? Sei arrabbiata con i tuoi genitori, ma non devi... Ma se Elizabeth non sono i miei genitori. Certo che lo sono. Loro ti sono stati accanto per 25 anni. Hanno condiviso con te tutta la tua vita e ti amano. Ti conoscono meglio di chiunque altro. Non so più neanche chi sono. All'improvviso ho una nuova madre, di mio padre non se ne parla. Mi sento completamente persa. Ti capisco. Ma la situazione non cambierà se sali su quell'aereo. È assurdo. Io mi fidavo di loro e adesso sono rimasta da sola. Non è vero. E lo sai anche tu. Ci sono io con te. Ti prego, non partire. Ti prego. Ora devo andare all'agenzia di viaggi. Devo andare a prendere il mio biglietto. Ti prego, non distruggere tutto. Los Angeles non è il tuo sogno. E se anche fosse? Pensi veramente che avremmo passato giorni così belli se fossi innamorata di Bertil? E se invece quei giorni fossero stati solo un'illusione? Buongiorno. Salve. Sono Sam Stone. Sono il marito di Carlotta. Sam! Non sapevo che fosse in Svezia anche lei. Come sono contenta. Io sono Elizabeth, la sorella di Carlotta. Sono arrivato oggi. Sa dove posso trovarla? È partita ieri per Stoccolma. Sapeva che sarebbe venuto. No, non voleva che venissi. Ma ero molto in pensiero. Ieri, per puro caso, ho incontrato il suo medico. Mi ha chiesto se conoscevo i risultati delle analisi. E io non avevo la minima idea che fosse malata. Ha capogiri e dolori di testa. Ma mi ha detto che le vengono solo quando è troppo affaticata.
Il suo dottore di Boston le ha prescritto una serie approfondita di esami per fare una diagnosi. Qui non ha voluto fare niente. Sa dove posso trovarla. Sono davvero molto preoccupato. Sì? Ciao, Nick. Meno male che ti ho trovata. Sai dove è Carlotta? Assolutamente no, non ne ho idea. Avrà tagliato la corda, come fa di solito. In ogni caso, Sam è molto preoccupato. Ha parlato con il suo medico di Boston e potrebbe darsi che Carlotta sia molto malata. Adesso provo a rintracciare il dottor Meller. È stata anche da lui. C'è la possibilità che sappia dov'è. Patrick è qui con me. Glielo chiedo io e se sa qualcosa ti richiamo. Ah. Carlotta è scappata. E sembra che tutti si preoccupino per lei. Sì, anch'io, Nika. Ma non vuole assolutamente farsi degli esami. Sì, pronto. Sono io, Nick. Nick. Voglio vederti. Dove sei? Vuoi scappare di nuovo? Non ti importa che tutti si preoccupino per te, vero? Carlotta, devi fare gli esami che ti hanno prescritto. Anche se hai una brutta malattia, hai il dovere di lottare fino in fondo. Non sei sola su questa terra. La mia migliore amica è morta per un tumore al cervello. Ha sofferto così tanto e nessuno ha potuto aiutarla. All'inizio aveva i miei stessi sintomi. Capisco, ma potrebbe anche non trattarsi di un tumore. Patrick ha già preso appuntamento. Ti accompagnerà lui a fare la TAC. Appena avrò il referto glielo comunicherò. È meglio che lo sappia da me piuttosto che da un estraneo. Io sono così arrabbiata con te. E voglio avere almeno la possibilità di sgridarti. Te la darò. È un tuo diritto. Sì, il risultato è chiarissimo. Non ci sono dubbi. Grazie, dottore. Carlotta. Non è un tumore al cervello. L'attacco al cervello è negativa. Non c'è proprio niente fuori posto. E allora cos'è? La risposta è nelle analisi. È soltanto una disfunzione. Carlotta, lei soffre di una forte anemia. Ha una grave carenza di ferro. Questo spiega i sintomi che ha avuto negli ultimi giorni. I forti dolori alla testa, le vertigini. Non ho nient'altro che una carenza di ferro. Nient'altro. E si cura senza difficoltà. Bisogna cambiare alimentazione, integrare con il ferro e poi tanto riposo. Deve rimettersi in forza, è chiaro? Ero così angosciata. Lo so. Ma senza paura non sarebbe venuta qui e non avrebbe conosciuto Nike. Sì. Gli devo telefonare subito. Sto bene! Grazie. Mi coccoli quasi come una mamma. E così fanno tre. Meglio tre che niente, no? E adesso che si fa? Io non posso fare questo a Bertil. Sai com'è doloroso sapere che qualcuno ci ha mentito. E adesso vuoi fare la stessa cosa? Non so più come devo comportarmi.
Devi solamente ascoltare il tuo cuore e fare quello che ti dice. Non posso farlo. Io ti amo. Praticamente sono già partita. Avevi ragione. Avremmo dovuto conoscerci prima. Ero così in pensiero per te, amore mio. Dimmi, come ti senti? Mi sento bene, va tutto bene. Sono felice che tu sia qui. Nella buona e nella cattiva sorte, ce lo siamo promesso, ricordi? Sì, ce lo siamo promesso. Ordiniamo una bottiglia di champagne per festeggiare. Nick, non volevo disturbare. Vi lascio un po' da sole, ragazze. Volevo chiederti una cosa. Perché non mi hai tenuto? Perché mi hai affidato a qualcun altro? Nick, volevo diventare un'artista famosa. E anch'io pensavo di realizzare il mio sogno in America. Mi capitò una grande occasione. Il mio insegnante era membro dell'Accademia di Belle Arti di Stoccolma. Mike Opitz. Forse ne hai sentito parlare. Un vero grande artista. A quell'epoca era amico e collaboratore del più famoso sceneggiatore di Hollywood. E mi propose di andare con lui in America, una volta terminati i miei studi, per lavorare con il suo staff. Era il biglietto d'ingresso per una carriera internazionale. Dopo 3 mesi ero incinta e il mio sogno era in frantumi. E io non riuscivo a darmi pace. Così chiesi aiuto a Elizabeth. E chi è mio padre? Non lo so. Davvero? No, è così, te l'assicuro. Mi stai prendendo in giro? No, cara, non ti sto prendendo in giro. Nick, non lo so chi è tuo padre. Quell'anno, al ballo annuale in maschera dell'Accademia, alzai un po' troppo il gomito. E così finì a letto con un personaggio famoso, ma non ricordo chi fosse. E la mattina dopo non volli scoprire la sua identità. Dici sul serio? Sì. Dico sul serio. Mi dispiace tanto. Dopo che hai realizzato i tuoi sogni, perché non mi hai ripreso con te? Non potevo, tesoro. Come portarti via Elizabeth e Amaz? Eri la loro felicità. Erano tutto quello che io non sarei mai stata. Responsabile. Piena di premure, affettuosa. E non ti potevo offrire stabilità. Ti sei mai pentita? Facemmo un accordo. Presa quella decisione, nessuno di noi ci avrebbe più ripensato. E tu non avresti mai dovuto sapere la verità. Però non hai risposto alla mia domanda. Ti ho chiesto se ti sei pentita di avermi dato via senza un rimpianto. Te ne sei mai pentita?
No. È un termine riduttivo. Perderti mi ha lacerato il cuore. Sì. Ciao. Che cosa volevi dirmi? In realtà solamente che Carlotta sta meglio. Bene. E che mi dici di te? Solo che parto domani mattina. Ma io non so se... Ma perché per una volta non fai quello che vuoi sul serio? Mi dispiace tanto, Patrick. Smettila. Smettila di scusarti e prendi una decisione, accidenti. Patrick, io voglio vivere con te. Io sono qui e ti amo. Adesso tocca a te. Bertil, devo parlarti. È importante. Patrick! Ciao! Che cosa fai qui? Sei davvero convinta che la nostra è stata solo un'illusione? È stato davvero così? Ti prego, resta qui con me. È quello che faccio. E il tuo sogno di aprire un ristorante a Eriksberg? Che cosa hai detto? È quello che faccio. Stavo per tornare a Eriksberg da te. Bertil aprirà da solo il suo locale a Los Angeles. Ti amo anch'io. Nick. Mi dispiace, mamma. Dispiace anche a me, bambina mia. Comunque sia andata, voi siete i miei genitori. E tu sei nostra figlia. Ma non capisco, come mai non sei più partita? Pensavamo che tu e Bertil foste già a Los Angeles. Non mi conoscete abbastanza. No, ecco, è che sono ancora qui perché non mi trasferisco più a Los Angeles. Cosa? Bertil andrà lì da solo e io resto qui. Ma tesoro, sono così contenta.
Ciao. Ciao. Noi due dobbiamo comunicarvi una cosa. Sam e io abbiamo deciso di passare più tempo qui a Eriksberg d'ora in poi. Aria buona, niente stress. E per questo motivo abbiamo acquistato una casa. Cosa? Avete comprato una casa qui in città? Dove? Qui. Abbiamo comprato questo edificio. E adesso cerchiamo disperatamente un affittuario per il negozio al pian terreno. Potete darci una mano voi? Grazie. Grazie a te, Elizabeth, per tutto quello che hai sempre fatto per Nick e per me. Di tutto cuore. È fantastico. Grazie, è sai una cosa? Di aiutarvi a credo che... No? Sì, sono io la persona più felice del mondo. Ho tre genitori, ho un compagno meraviglioso e se domani ottengo quel lavoro sarà tutto assolutamente perfetto. Ehi, che cosa c'è? Non riesco a togliermi una cosa dalla testa. Vedi... Se sposo una donna con due madri, allora vuol dire che in pratica avrò anche due suocere. Non so se...